Oriana mi ha lasciato anche l'onore dei ringraziamenti. Il primo ringraziamento va alla nostra ospite Francesca Mannocchi, scrittrice di raro ingegno e talento. Ringrazio. Ringrazio poi il comune di Mondolfo, una città amica, città ospitale, città aperta. Ringrazio il sindaco Nicola Barbieri e l'assessore alla cultura Enrico Sora, che chiamerei qua per un saluto. Buonasera a tutti, ringrazio Nonna Voce Sola per essere qui anche quest'anno. Da diversi anni che organizziamo e rientriamo all'interno della rete di questa importante rassegna regionale, e purtroppo l'anno scorso ci siamo fermati a causa del Covid, quindi ritorniamo qui ai Giardini della Rocca, che è un luogo bellissimo, in uno dei borghi più belli d'Italia. E ritorniamo un po' a rivivere, lo facciamo in sicurezza con dei protocolli che limitano un po' le persone, però era importante insomma riprendere le iniziative culturali, soprattutto iniziative come queste. E ringrazio Francesca Mannocchi, a nome di tutta la comunità le do il benvenuto qui a Mondolfo, è per noi un onore averla qui. E questa rassegna è una rassegna a cui teniamo molto come amministrazione comunale, che dovrà proseguire anche in futuro, soprattutto per i messaggi e i valori che trasmette alla comunità. Quindi vi ringraziamo davvero per essere qui anche quest'anno, e ringrazio, ne approfitto, tutto l'ufficio cultura, il consigliere comunale Enrico Sora per l'impegno nell'organizzazione delle iniziative, che con questo Covid è sempre più difficile organizzarle, ma ci siamo riusciti anche quest'anno in questa bellissima estate. Saluto i turisti che ogni anno vengono qui nel nostro territorio e in diversi ci fermano e attendono il calendario degli eventi proprio per sapere chi sarà lo straordinario ospite di Nonna Voce Sola, e questo ci fa molto piacere. Grazie. Grazie a voi. Mi associo ai ringraziamenti del sindaco e approfitto, l'ha già ricordato Valentina, per ringraziare Oriana che è l'ideatrice di tutto questo e con la quale tutti gli anni ci confrontiamo per organizzare queste serate meravigliose. Il ringraziamento più grosso va a Francesca Mannocchi. Mi sento questa cosa molto più degli altri anni, perché, come le dicevo prima a cena, l'ho voluta io fortemente, perché è una persona che segue, una giornalista, una reporter di straordinaria capacità, ed è veramente un onore averti qua con noi. Grazie anche a voi per esserci, non è scontato visto i periodi, e speriamo in futuro di poter rinnovare questo appuntamento. Grazie. Oriana non c'è, però ha lasciato a me la sua introduzione. È per non a voce sola la 12ª edizione. Ho amato e amo questa rassegna con la necessità e l'urgenza della desiderantes, della cercatrice di senso. Ho sempre pensato alla rassegna come ad un viaggio, non il viaggio della viandante, non il viaggio come il risolvimento della contingenza, ma il viaggio della viaggiatrice. Il viaggio come apertura sul significato del mio essere al mondo in un corpo sessuato, a cui fin dalla nascita appartiene il senso della parzialità. E mi collego a quello che è il fil rouge dell'intera rassegna: donne che avete intelletto d'amore. Chi sono oggi le donne che hanno intelletto d'amore? Cosa significa avere intelletto d'amore? Chiedo soccorso alla mia amica scrittrice Lucia Tancredi quando dice: l'amore è scienza e il sentire è conoscenza. È per me bastante questa definizione? Non necessariamente, penso ad altre arditezze, penso ad Antigone e a Medea. La tragedia greca è un'enorme risorsa di figure alternative agli stereotipi del femminile, un tesoro inesauribile per l'immaginario. Sono figure di donne indomabili, inaddomesticate e inaddomesticabili,
Antigone non si piega, si oppone, resiste, agisce in modo anomalo rispetto al comportamento che ci si aspetterebbe da una donna. Spezza i canoni dell'ordine patriarcale, invade gli spazi della polis. Lei, donna, relegata allo spazio privato e alla cura dei corpi. Suggerisce che esiste un'immagine alternativa del femminile che quest'ordine non riesce a contenere e a controllare. Figure di donne che esorbitano il consentito, così come la nostra ospite Francesca Mannocchi. Reporter, giornalista, scrittrice. Abita lo spazio pubblico, quello spazio spesso inviso alle donne. Il suo ultimo libro, che ho letto nonostante la mia ipocondria, ci riporta al centro delle disquisizioni fra mente e corpo, al centro del problema di come noi esseri umani abbiamo consistenza e datità attraverso il nostro corpo. Il corpo non è la tomba dell'anima, come diceva Platone, ma è quello che ci dà consistenza ed effettualità. Ci ricorda che siamo corpi incarnati e che l'arte, speriamo, rinunci al cielo perfetto dell'astrazione e si cali fra noi e restituisca senso alla nostra esperienza quotidiana. Un'arte che renda conto della nostra vulnerabilità e del nostro essere creature incarnate in relazione le une con le altre. E queste sono le parole di Oriana Salvucci. Allora, buonasera. Difficile, cominciamo così. Buonasera. Allora, visto che non ci piacciono le etichette, io sono andata per approssimazione. Molto meglio. Quindi ho scelto tante definizioni diverse per parlare del tuo libro. Innanzitutto è un'autobiografia, e questo è chiaro, e all'interno di questa autobiografia utilizzi diverse forme narrative, utilizzi la forma diaristica, per esempio, o quella epistolare, ma anche la trascrizione di registrazioni. Però, oltre a essere autobiografia, è quasi un romanzo di formazioni in qualche modo, perché si divide tra due dimensioni, in due dimensioni, quello del prima non sapevo e dell'ora so. Lo spartiacque tra l'una e l'altra è segnata da due eventi, quindi l'ingresso della malattia, quando hai scoperto che il bianco è il colore del tuo danno, e anche la nascita di tuo figlio. Ora, quello che volevo chiederti, e adesso me lo sono dimenticato, quindi lo riprendo. Non importa. Ecco, si può definire anche storia di rivelazioni la tua? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie di essere qui. È un gran piacere essere qui in presenza e essere qui in particolare, ma poi ci arriviamo. A me piace parlare del bianco come di un romanzo. Non è stato così immediatamente, è stato così dopo che l'ho lasciato andare via un figlio. Perché quando una cosa l'hai scritta è come quando hai fatto un buco nella terra e hai rivelato un segreto, in qualche modo l'hai lasciato andare ad altri. E l'hai violato contemporaneamente, perché se una storia la racconti in qualche modo l'hai violata. E quindi adesso è più facile parlarne rispetto a quando lo stavo scrivendo, per esempio, perché sembra un paradosso, in realtà non lo è, il bianco non è più la mia storia. Nel momento in cui è scritta è mia solo incidentalmente, è la storia di chi la legge. Ed è un po' così perché ognuno e ognuna ha trovato in questo libro un pezzo di qualcosa. Un pezzo del racconto della malattia, un pezzo del racconto del paterno, un pezzo del racconto della maternità, e questo credo fermamente, a distanza di qualche mese dall'uscita del libro, abbia arricchito molto più me che chi lo legge, perché non è il mio primo libro, ma insomma è il primo libro in cui mi capita di essere in ascolto di quello che il libro ha da dirmi e ha da dirmi tanto. E quindi adesso sono un po' ferma a sentire cosa lui da dire a me. Questo libro è stato un libro che parla fondamentalmente della scoperta e della convivenza con la sclerosi multipla, che è la malattia che ho. Insomma, rischiava di essere etichettato appunto con un libro sulla malattia, quindi in realtà poi quando mi chiedono di che parla il bianco, dico il bianco parla di politica,
ma perché lo credo fermamente nell'accezione più nobile della parola politica. E in questo senso sì, è un romanzo di formazione. E lo è in maniera involontaria, perché quando ho iniziato a scrivere questo libro ho iniziato a scrivere la cronaca di una scoperta, e poi mi sono resa conto che tutte le volte che volevo trattare un tema che era la vergogna, il rapporto col lavoro, il rapporto col mio corpo, il rapporto con la maternità, finivo sempre ad ancorarlo a un racconto legato alla mia giovane età, non solo infanzia, e molte cose della mia giovane età sono legate a questi luoghi. E quindi in questo senso sì, è un romanzo di formazione involontario, direi, sì. Ti sei formata anche scrivendolo, forse. Sì, accidenti, sì sì, no, questo romanzo è stato, è rimasto nella forma degli appunti per molto tempo, poi a un certo punto ho cominciato a guardare gli appunti e mi sono detto io non li so mettere insieme, non so che farci con questi appunti. E poi mi sono resa conto che ogni volta che cercavo di snodare un tema, quel tema si ancorava a delle figure familiari, che nello specifico nella mia vita sono legate a Sarnano e a Tolentino, mia nonna, e che nella mia memoria erano aneddoti, e nella scrittura di questo libro sono diventati strumenti di interpretazione degli eventi. E però io non lo sapevo fino a che non ho cominciato a scriverlo, sì. Avevi già, prima appunto di questo spartiacque, diciamo di questo duplice spartiacque, avevi già un ruolo nella società, eri una giornalista, parliamo di etichette quindi adesso. Dopo appunto il parto e dopo la scoperta della malattia sei diventata al contempo madre e malata, che sono due etichette che ti hanno affibbiato in qualche modo, che ti ha affibbiato la società. Due condizioni che tu definisci appunto, perché lo sono, irreversibili. E, hai sperimentato sulla tua pelle cosa significa e quanto possano nuocere le etichette ad ogni forma di conoscenza e comprensione innanzitutto. Allora la domanda è come abbattere questi stereotipi, queste categorizzazioni così stringenti? Allora, la prima cosa che direi è innanzitutto riconoscendo che le etichette sono delle gabbie, ma principalmente facendo una straordinaria attenzione al modo in cui noi maneggiamo gli attrezzi che abbiamo per fare il mondo, che sono le parole. Lo diceva Wittgenstein, le parole sono azioni, se io dico sono malata o dico io ho una malattia, racconto due storie diverse della stessa persona, e bisogna fare una attenzione straordinaria, è come una ginnastica, è un'agonistica della cura delle parole, e quindi tutte le volte che ti viene da dire io sono malata ti devi fermare e dire no, io ho una malattia, e io ho una malattia è un'altra cosa, è un livello in cui tu non sei quella cosa lì, in cui tu fai spazio nella tua vita per una cosa che era meglio che non ci fosse, ma che c'è. E quindi, come dire, ci sono due strade. E la stessa cosa, perdonatemi l'iperbole, però è così nel corpo di una donna, la stessa cosa avviene con la maternità. La maternità è un piano inclinato. Se tu lasci scivolare la palla, è un attimo che diventi solo madre. Se invece quella palla la trattieni, capisci che sei anche madre e che quella condizione non deve, non dovrebbe, per alcune lo è, ma come dire, ognuno è libero di scegliere per sé, diventare identità della persona, perché l'identità è fatta di tante cose, quindi si può essere scrittrici, giornaliste, madri, persone a cui è stata diagnosticata una malattia, sorelle, amiche, persone divertite, divertenti, seduttive, perché no? E contemporaneamente essere un appartamento di tante stanze, e invece le etichette fanno i monolocali, ecco, noi non siamo monolocali. Meglio andare per accumulo, diciamo, di aggettivi e definizioni, ecco. Infatti continuerò a far questo.
Il libro possiamo definirlo anche saga familiare in qualche modo, si apre con la costruzione di un ricordo che è quello di tuo nonno, che inizialmente non ha né corpo né voce, piano piano con l'immaginazione riesci anche a creargli sia corpo che voce, e si conclude con una lettera a tuo figlio. All'interno rintracci ad esempio un filo comune tra le donne della tua famiglia e lo nomini sacrificio, oppure fai proprio crei questa genealogia della tara, delle tare, appunto, all'interno sempre delle famiglie. E due personaggi, in realtà mi vorrei soffermare su due personaggi che sono un po' i personaggi di raccordo, forse, o perlomeno uno lo è, ossia il dottore. Il dottore è un po' un punto di riferimento per l'intera famiglia, è qualcuno che è esterno ma non troppo, è un testimone dei fantasmi della tua famiglia, delle crepe, e le riunisce in un'unica crepa. Ecco, quindi vorrei soffermarmi su di lui e non solo. Parliamo anche di tua nonna Rita, la nonna marchigiana, appunto, che è stata, dici, la tua educazione politica. Ti ha insegnato, per esempio, che se aiuti ti aiuteranno. Ecco, vorrei parlare di queste due figure. Qual è il loro valore all'interno del romanzo? Allora, mia nonna, alla quale è dedicato questo libro, mia nonna è stata, non c'è più, purtroppo, però io me lo dimentico. E tutte le volte che passo sotto casa sua metto la freccia per fermarmi, perché non me lo ricordo, che non c'è più. Mia nonna è stata una delle migliaia di persone che sono emigrate da qui per andare a Roma dopo la guerra, e ha vissuto nelle baracche, nelle periferie, delle allora periferie romane, per tantissimo tempo. Baracche significa che non c'erano i bagni, che ci si lavava nelle bacinelle. Mia nonna a malapena sapeva leggere e scrivere, e è stata una donna umile, è nata umile, è rimasta umile per tutta la vita, faceva le pulizie. Perché dico questo e perché racconto la sua storia? Perché la mia è una famiglia, metà della mia famiglia è stata una famiglia estremamente umile, quasi povera. E perché la povertà non si racconta mai. Noi siamo un paese che, come dire, è molto bravo ad acquisire biografie eccellenti. Cioè, abbiamo tutti il nonno partigiano, no? Insomma, ci piace far parte di quelle cose leggendarie, perché le leggende si raccontano meglio, gli eroi si raccontano meglio, le donne che lavano le scale molto meno, sembrano meno interessanti. Invece questo paese è fatto di persone che puliscono le scale ben più che di famiglie eccellenti, che non, parola che non significa niente, che di eroi, ecco. Però l'eroe si racconta meglio, perché viene facile. E quindi quando ho cominciato a scrivere questo libro, ho cominciato a chiedermi da dove fossero arrivate tante cose. E quasi tutte tornavano a lei, perché mia nonna era una donna che ha saputo insegnarmi l'etica del lavoro non sapendolo, che ha saputo insegnarmi la dignità non sapendolo, l'autonomia non sapendolo. Mia nonna ha perso suo marito, che era appunto di Sarnano, che aveva poco più di 40 anni. E per tutta la vita, finché non è morta, lei ha voluto vivere da sola, ed era la sua forma di resistenza, la sua forma d'autonomia. Quando non è stata più autonoma, si è lasciata andare, ci ha lasciato andare. Non lo sapeva che mi stava insegnando cosa significasse davvero la parola femminismo, però lo faceva, che era una cosa diversa. Ho riflettuto molto sulla parola sacrificio, perché se penso alla linea matrilineare della mia vita, quindi mia madre, mia nonna, penso a donne che non sono state costrette a fare delle rinunce, che le hanno fatte perché così è. E quindi a un certo punto, mentre scrivevo il libro, mi sono chiesta che cos'è che così è.
E ho pensato una cosa, adesso vi faccio ridere. Ho pensato, che immagine associeresti al sacrificio? L'immagine è questa. Mia madre che porta a tavola il pranzo della domenica, tutte le domeniche è la stessa cosa per anni, il pollo al forno con le patate, e del pollo al forno con le patate non prende mai la parte migliore, mai una volta. Voi direte, ma che c'entra con la riflessione sul bianco, il sacrificio, la malattia? C'entra, perché quella roba lì è il sacrificio quando tu l'hai ormai completamente introiettato e non quando ti è stato richiesto. Non sei la donna presa a bastonate, la donna a cui è stato chiesto di smettere di lavorare, la donna a cui è stato chiesto in tempo di epidemia di scegliere chi dovesse rinunciare a 4 ore di lavoro di babysitter in virtù del lavoro maschile. Tu sei una donna che ha scelto che quella cosa lì fosse la forma dell'essere al mondo, la postura dell'essere al mondo di una donna, cioè quella che naturalmente rinuncia. E però lei non lo sa, e neanche tu che sei figlia e figlio che osservi lo sai. Semplicemente realizzi che è così che va il mondo, invece no, il mondo non va così, il mondo è così se ce lo lasci andare. Allora, inoltre ho notato un'altra cosa, che praticamente con i vivi tenti di ricostruire una sorta di ritratto sempiterno, immerso in un passato quasi atavico, mentre con i vivi inneschi proprio un dialogo e il libro diventa esso stesso strumento, battuta all'interno di una conversazione quasi ininterrotta. Mi riferisco soprattutto al dialogo che continua con i tuoi genitori o con tuo figlio. E quindi quello che ti volevo chiedere è effettivamente così, il passato che trattieni è quello antico e nel presente non puoi far altro che negoziare significati e lasciare andare il passato prossimo o il futuro se non quello incarnato appunto in tuo figlio? Difficile, adesso vorrei riassumere gli ultimi 5 anni di analisi, se avete tempo possiamo stare qua fino a domani mattina. Presente una sospensione. Quando ho cominciato a scrivere il bianco, di cui ho risparmiato i lettori di una 50ina di pagine, soprattutto mio padre, mi sono detta, o lo scrivo severo o non lo scrivo. O lo scrivo così com'è, con una... con una lingua che a volte è urticante, fastidiosa. Mi fa sorridere una cosa del bianco, adesso ve la racconto. Mi è capitato di fare una serie di presentazioni in questi mesi. Tutte le volte che ho presentato il libro con un uomo, una delle primissime cose che diceva era: questo è un libro spietato. Spietato. Una volta, 2, 3, 5. Difficilmente questa parola usciva da una donna. E poi ci ho riflettuto un po' sopra e mi sono resa conto che evidentemente c'è una forma di racconto della verità che è la mia, quindi vale quel che vale, niente, è la mia, che viene interpretata dal maschile come una forma di spietatezza. In realtà io ho tentato, non so se ci sono riuscita, di rompere dei tabù che erano dei tabù che io ho vissuto, quindi dei tabù relativi alla convivenza con una malattia, dei tabù legati al corpo, al piacere, dei tabù legati alla paternità, che è il grande tabù dei nostri tempi, purtroppo ancora, della fragilità legata alla paternità. E quindi mi ha interrogato molto l'idea che una lettura maschile mi restituisse l'idea che la mia scrittura fosse spietata. Io non credo che la mia scrittura sia spietata, io credo che la mia scrittura sia severa, e fammi dire che la rivendico questa severità, perché insomma viviamo tempi stravaganti, per cui
quando cerchi di essere laterale rispetto a quello che pensano i tuoi antagonisti, ma anche a quello che pensano i tuoi affini, le persone non sanno più dove metterti, perché tutti hanno bisogno di metterti da una parte, di dire tu da che parte stai. Io non sto da nessuna parte, io sto qui e rifletto, non ho risposte, ho una serie di domande. E la domanda che mi sono fatta rispetto a quanto fosse lecito dire delle cose alle persone che amo e che mi amano, e quindi i miei genitori e mio figlio soprattutto, mi sono detta che per me era ineluttabile, perché viviamo nell'idea che sia una forma d'amore risparmiare le persone dalla severità, risparmiare le persone dalle domande, risparmiare le persone dai cortocircuiti. Invece quella è una grandissima forma d'amore. So che dico delle cose difficili, faticose sulla maternità, e so che mio figlio un giorno, che tra l'altro sta da qualche parte, leggerà questo libro. Non gli do risposte, la lettera finale che gli scrivo l'ho scritta 100 volte prima di renderla la pagina e mezzo che è, perché quello che cerco di fare con Pietro è dargli degli strumenti attraverso i quali lui possa farsi delle domande, non debba darsi delle risposte. E la stessa cosa io credo dovremmo fare con i nostri genitori, se c'è qualcosa che non abbiamo capito, qualcosa che non abbiamo perdonato, dirglielo. Io non credo che tutti i sospesi e gli irrisolti della mia famiglia, come tutti noi l'abbiamo con le nostre famiglie, si risolveranno. Credo che resteranno sospesi, ma almeno non sono più non detti. Perché una cosa, se l'hai detta, l'hai battezzata, sta lì, vive, e ognuno ne fa quel che vuole. Se non l'hai detta, non esiste. L'hai detto tu e lo dico anch'io, è un libro politico, appunto. È politico innanzitutto, diciamo banalmente, perché affronta luci e ombre della sanità pubblica, denuncia anche la vergogna di chi ha una malattia e utilizza il dato biografico per parlare di un problema sociale che coinvolge tutti. E mi soffermerei in particolar modo sulla vergogna. La vergogna è causata e nasce dal giudizio degli altri, e se è vero appunto che il giudizio degli altri, lo dici anche tu, forma e deforma, a un certo punto bisogna ribellarsi però alle aspettative, al senso di minorità, parlando della vergogna, e ancora una volta agli stereotipi in qualche modo. Ecco, cosa ci insegna il tuo libro appunto su questo tema, diciamo? Dunque, quando mi hanno diagnosticato questa malattia 5 anni fa, la prima volta che la mia neurologa mi ha dato il foglio, si chiama il piano terapeutico, che è un fogliaccio in carta carbone, in cui che battezza la tua malattia, la prima volta che tu vedi scritta da un altro la cosa che tu hai, nominata appunto, cioè poi non puoi più fare finta che non c'è, ed è la cosa che garantisce il fatto che io una volta al mese vado in una farmacia territoriale a prendermi delle medicine, che vi ringrazio perché contribuite anche voi tutti con le vostre tasse a pagare, e che non potrei permettermi se costa 1000 euro al mese terapia che faccio io e che fanno 30.000 altre persone in questo paese. E la mia neurologa mi ha dato questo piano terapeutico e mi ha detto: non ti devi vergognare. Io sono rimasta un po' sorpresa, perché mi sono detta, ma le ho detto: Michela, ma perché mi devo vergognare? Mica è colpa mia se mi sono ammalata. E lei mi ha detto: vedrai. Così è stato. Pensavo di avere tutti gli strumenti intellettuali, razionali, per combattere questa cosa qui. Invece questa cosa qui è disegnata nel modo in cui la sanità in questo paese funziona ancora, cioè
dottor Guido Terzilli, medico della Mutua, quella roba lì, ne siamo usciti, sono passati 50 anni, no, siamo lì. E te ne accorgi quando chiami per chiedere una risonanza magnetica, che devi fare una volta ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, dipende da come stai, e quando dall'altra parte si rendono conto che tu sei un convenzionato, sbuffano e ti dicono, non so, a me è capitato 2 settimane fa, siccome sono un po' stordita, quindi non mi ricordo che giorno è, che mese siamo, così ho chiamato e ho detto: bisogna di fare la risonanza XYZ, sono codice di esenzione 046, e la signoria mi ha detto: c'è posto d'aprile. E io non ho realizzato che fosse aprile del 2022, naturalmente ne avevo bisogno entro un mese perché dovevo decidere se andare avanti con questa terapia oppure no. E tu, se sei in buona, ridi, se no ti vergogni, perché pensi che a pagamento non te la puoi permettere, perché a Roma un esame così costa 700 euro, e quindi, perché stai, io sto un'ora nel tubo, divertentissimo, tutte le volte che faccio una risonanza, e la vergogna è quella roba lì, è quella cosa per cui un diritto diventa una minorità. E siccome questo paese ha ancora, tra i vari tabù, c'è quello psicologico sulle malattie, non ne parliamo, ha la tendenza a vivere ogni cosa legata al corpo, anche la maternità se ci fate caso, come una cosa che accade al singolo, accade all'individuo, non accade alla comunità. È la singola donna che è incinta, non è la sua famiglia che aspetta un figlio che nasca, è lei. È la singola persona che si ammala, non è vero, se si ammala uno in una famiglia si ammalano tutti. Se ti ammali di una malattia cronica come la mia, cioè che dura per sempre, si ammalano tutti per sempre. E però tu questa cosa, quando è il tuo corpo a essere danneggiato, non la realizzi, perché sei lì, pensi che sia una partita a scacchi uno a uno col destino, e invece no, non è una partita a scacchi uno a uno col destino, sei te che hai dei diritti acquisiti. Il diritto acquisito nasce nel 1978, si chiama Servizio Sanitario Nazionale, è un diritto e è anche un dovere, e però quella cosa lì non te la ricorda nessuno. Cioè, tu pensi solo alla tua biografia, alla tua malattia, al tuo corpo danneggiato, e non pensi mai di far parte di un corpo sociale che ha dei diritti e dei doveri. Ecco perché vi ho ringraziato prima, perché siamo un corpo sociale. Sì, è il discorso che hai fatto, che il libro stesso mi fa venire in mente che è un libro politico, considerando anche l'anno in cui è uscito, l'anno della vaccinazione. Tu parli della medicina non in modo critico, direi quasi in modo realistico e oggettivo, nel senso che evidenzi i limiti e meriti della medicina. È solo una coincidenza la tempistica? Io ero in piena stesura del libro quando è iniziata l'epidemia, ho chiamato il mio editore e gli ho detto: io non lo scrivo un libro sulla malattia in piena epidemia, non lo leggerà nessuno, perché dovrebbero leggere questa storia, sono tutti terrorizzati, e infatti non ne parlo dell'epidemia, ho deciso di bypassare. Però ci ho pensato molto mentre lo finivo, perché ho pensato questa cosa, quando è iniziato il lockdown il 9 marzo dell'anno scorso, io ero appena atterrata, ero a lavorare nelle isole greche dove sono bloccati i migranti, prima ancora ero in Libia, quindi ero stata praticamente un mese fuori dall'Italia, un po' con quella cosa che io stessa, come tutti noi, non capivo esattamente cosa stesse succedendo. E atterrando a Roma la sera del lockdown, un mio amico mi disse: guarda, atterri a Fiumicino, è la terra desolata di Eliot, tu, inutile che parli di migranti a Samos, tanto stanno tutti pensando che domani moriamo tutti. Era vero, e io ci ho messo un po' per realizzare questa cosa, e quello che mi ha stupito è che per i primi 10 giorni di lockdown totale, cioè io abito a 1,5 chilometri da Città del Vaticano, passavano gli elicotteri, zona di guerra, dovete stare a casa, la protezione civile, non dovete uscire con i megafoni, e io però ero calma e non capivo perché. Dopo un po' l'ho capito, e penso che quella
condizione di imprevedibilità io la vivo da qualche anno e quindi un pochino sarò abituata in una forma ovviamente molto diversa, però voi mi vedete, insomma, non so quanti di voi siano pratici di sclerosi multipla, io adesso l'ho elaborata quindi ne parlo con una certa naturalezza, voi mi vedete così non lo direste mai, neanche io la sera quando mi guardo, però io potrei svegliarmi domani mattina e non vedere da un occhio, svegliarmi domani mattina e non muovere un braccio senza che ci sia stata una avvisaglia. Voi direte: perché ridi? Non ho immediatamente riso, ho avuto qualche mese di buio, perché così è, devi fare spazio, o fai spazio oppure ti arrendi, perché non si può fare altrimenti. Questo vale per questa malattia, vale per un incidente, per la fine di un amore, per qualsiasi cosa. E quindi ci ho pensato molto, come ho pensato molto alle forme di scetticismo verso la medicina, perché essendo una persona pur molto razionale, non è che anch'io non abbia avuto le mie forme di scetticismo verso la medicina, perché quando ti diagnosticano una malattia, qualsiasi essa sia, tu vuoi sapere numero due cose: la prima, perché mi è avvenuta; la seconda, quando e come guarisco. Ecco, sulla mia malattia la scienza non sa né l'una e né l'altra cosa. Tu chiedi perché mi è avvenuta e i medici ti dicono non si sa. E dici come guarisco e i medici ti dicono non c'è cura. Però ti dicono non c'è cura ancora. E io a questo ancora ci credo profondamente. Tant'è che continuo a curarmi. Perché sono sicura che se non io, mio figlio, una cura per questa malattia ce la ricorderemo. Ce la ricorderemo se ci crediamo tutti. Però non ho fatto un atto di fede, ho fatto un atto di fiducia verso la scienza, che è una cosa molto diversa. E ho fatto un percorso di complementarietà. Cioè mi sono detta, innanzitutto mi sono chiesta, sono sicura di sapere che cos'è la scienza? Sono sicura di sapere come funziona? No. Che la scienza non funziona per cose esatte, funziona per errori. E noi però siamo della fretta di questi tempi inclini a pensare che la scienza sia esatta. La scienza non è esatta, la scienza al contrario, sbaglia. È perché sbaglia che si corregge, se no non sarebbe scienza, se no non avremmo il vaccino oggi, se no non staremmo qui stasera. E l'altra cosa è che quando si ammala il tuo corpo, tutte queste belle parole non ti vengono immediatamente in testa e quindi tu cerchi una tua interpretazione a quello che ti è successo. E quindi cerchi, siccome la scienza non te lo dice, cerchi di spiegarti. Questo vale quando ti muore una persona amata, quando ti viene un tumore, quando c'è un incidente con la macchina, quando una persona ti lascia e il giorno prima eravate a cena insieme. Tu cerchi di darti la tua interpretazione. E io me la sono data, la mia, ma non è sostitutiva di quella scientifica, è complementare. La mia spiegazione è che nella mia vita una malattia imprevedibile e la maternità siano arrivati a disintegrare l'autocontrollo, che è un po' la malattia di tutti, di questi, noi pensiamo di controllare tutti, non controlliamo niente. E una malattia di cui non si conosce la causa e non si conosce la cura. E l'esperienza della genitorialità, che è il trionfo della perdita del controllo, perché noi mettiamo al mondo un estraneo di cui non possiamo controllare niente, non possiamo controllare lo stato di salute, i gusti, le inclinazioni, il colore dei capelli, il modo in cui si vestirà, il gelato che gli piacerà. Per una persona ingabbiata come me nell'autocontrollo era disintegrare tutto questo. È scientifico? No. È la mia interpretazione. Al mio neurologo gliene frega qualcosa? No. A me sì. Per cui quando parliamo io gli dico questa è la mia interpretazione, è quello che il mio corpo dice. Perché la memoria ci inganna, il corpo non ci inganna mai.
Quindi se il corpo ci dice una cosa, magari non è medica e scientifica, però la dobbiamo sentire, perché sennò si ribella in qualche modo. Poi questo non toglie che io domani sera torno a casa e mi faccio una puntura sulla pancia. Mi guarisce? No. Però fa sì che sto qui e sto seduta. E 20 anni fa, se 20 anni fa io avessi avuto le 17 lesioni che ho oggi al cervello, non starei qui in piedi. E questo l'ha fatto la scienza, non l'ha fatto l'interpretazione. Allora, parlavamo appunto di corpo. È un romanzo, è una storia appunto di corpi. Il tuo principalmente. Gli altri stanno lì, sembra, per completare l'albero genealogico quasi. Il tuo corpo che definisci figlio di una frattura e definisci anche Caino. Ecco, e questa è la domanda. Come può un corpo che tradisce se stesso rimanere comunque fedele? Quindi essere la parte di noi che non mente, appunto. Proprio perché abbiamo tante stanze. E perché in fondo scalcia quello che abbiamo tenuto compresso. Di questa cosa sono abbastanza convinta, cioè mi sono abbastanza convinta in questi 5 anni, cioè mi sono interrogata, cioè la scienza non lo sa perché il mio corpo, cioè la sclerosi multipla è una malattia autoimmune, vuol dire che a un certo punto il sistema che dovrebbe proteggerci, per una ragione che la scienza non conosce, non si protegge più. Quindi anche qui l'agonistica delle parole, io mi sono imposta di non chiamarla una malattia nemica, perché in qualche modo l'ho generata io, quindi la chiamo la mia migliore nemica, perché da qualche parte stava e da qualche parte io l'ho tirata fuori. Non l'ha tirata fuori qualcuno, non è un virus che arriva da lontano, l'ha fatta il mio corpo, quindi da qualche parte una ragione ci deve stare. E mi sono chiesta quanto, complementariamente alla scienza, quanto e come io anche involontariamente questo corpo l'avessi punito. E mentre cercavo di scrivere questo libro, mi sono resa conto che prima ancora dei miei ricordi, il mio hard disk è il mio corpo. E che se gli faccio delle domande, se gli chiedo questo dolore, questo piacere, da dove arrivava, io me lo ricordo nitidamente, non corrotto dal passare del tempo. E perché c'è un punto del corpo, mi si è fatto pensare una naturopata, perché siamo razionali ma poi andiamo tutti a farci dire ma tu che ne pensi, anche da quelli che in qualche modo la scienza la rifiutano, siamo tutti fallibili. E un giorno una persona mi ha detto, vedi, c'è un punto che ti si smostra sempre, che è il viso. Oggi sei Francesca con una faccia, domani c'è un'altra faccia. Ci hai pensato mai perché? Perché il viso è l'unica cosa che tu non puoi nascondere. Ti puoi mettere un maglione che ti copre, ti puoi nascondere le braccia, le gambe, i capelli, ma il viso no. Il viso sta lì, è la tua carta d'identità. Il viso e gli occhi, e quindi è come siamo guardati e come guardiamo. E scrivendo il bianco ho molto pensato a quanto noi ci sentiamo smostrati, sformati, non deformati, proprio sformati dallo sguardo degli altri, che è una gabbia sempre, se stai male e se non stai male. Se hai una malattia, lo sguardo degli altri diventa identitario. Tu sei quella che ha la malattia. Se sei madre, se sei incinta, tu sei la madre. Mi chiamo Francesca, non sono la madre. È complicato. Non è immediato. È tutto il corpo che non a caso si deforma con la maternità. È vittima ed è contemporaneamente causa dello sguardo deformante sugli altri,
E quella è la grande gabbia ed è quello da cui ci dobbiamo liberare, se no non facciamo spazio a niente. Tanti temi affronti, oltre quello della malattia, appunto, per esempio i grandi protagonisti sono il tempo, la memoria, la paura, la lingua anche. Vorrei parlare in questo momento del tempo. Anche il tempo nella tua storia si frattura, come il corpo è fratturato, o perlomeno all'inizio lo è. E, il tempo si frattura e rimane sospeso. Il tempo di chi ha una malattia è un tempo appunto, appunto sospeso, di chi ha una malattia cronica. È un tempo sospeso, è il tempo delle sale d'aspetto, quindi è l'attesa. Mentre per una madre è il tempo che si declina al futuro, come tu dici, ma è anche un tempo che non ti appartiene più. Allora le domande sono tante, quelle sul tempo. Innanzitutto, come può un trauma cambiare la percezione del tempo? Cosa accade e come il tempo si lega alla memoria e ai corpi? L'ultima domanda, come l'insonnia e la dimensione notturna diventano la casa della paura in qualche modo? Questa è difficile. Lasciamo per ultimo. Me l'aveva curata un po' l'insonnia quando è nato Pietro perché ero stanca, però poi è tornata. Allora, il tempo fa questa cosa qui quando ti diagnosticano una malattia. All'inizio vai a nero, è normale. E poi ti affami, cioè pensi quello che in realtà dovremmo pensare tutti in quanto esseri finiti, che quello che vivi è irripetibile. Però purtroppo la condizione del danneggiato, questa cosa la vede più nitidamente. Il sano è un po' accecato, giustamente, dalla sua condizione di benessere. La persona che ha una malattia ha fretta, perché oggi è così, domani boh. Questo in realtà vale per tutti noi, purtroppo. Però chi sa di avere un danno lo sa tutti i giorni, e quindi tutti i giorni sa che oggi nuota col figlio, domani boh, che oggi passeggia col figlio, domani boh, e quindi cambia gradiente quella cosa che tu vivi. Soprattutto poi, se, diciamo, se la malattia, come nel mio caso, è cronica, non ne parliamo. E contemporaneamente questa cosa crea, non l'avevo messo a fuoco, ci ha voluto un po' di tempo per metterla a fuoco, crea un divario forte tra noi e gli altri, perché cambia il nostro calendario. E la percezione che io ho del tempo è effettivamente, ed ha creato e crea più di qualche spostamento, un po' frenetica, un po' bulimica. Voglio fare tutto, voglio fare il più possibile, non tutto, il più possibile, perché? Perché domani chissà. E quindi tu hai messo l'acceleratore in qualche modo e gli altri continuano ad andare alla loro velocità, che non è più la tua. E quindi è complicato, diciamo, poi ritrovare l'equilibrio. È un lavoro collettivo, appunto. Con l'esperienza della genitorialità è la stessa cosa. Per cui lì il tempo diventa quanto il tempo sia solo mio. E tu dirai, vabbè, grazie. Stai per diventare madre? No, non è stata anche lì una realizzazione immediata, ma ricordo perfettamente il giorno in cui ho realizzato che la mia testa non sarebbe stata più la testa di una sola persona, che saremmo stati per sempre in due.
e per sempre in due nella forma dell'accudimento. È complicato, è molto complicato dire che non sempre uno se la fa, che non sempre uno ha voglia di farcela, e che questo non è una pena, è così, siamo umani e a volte vogliamo stare da soli, pure quando abbiamo il figlio più bello del mondo, tipo lui, però a volte... Allora, io l'ho trovato un libro provocatorio per la tanta onestà, e ci fa vivere per la gran parte delle pagine forse la fase della negazione, della rabbia, il senso di ingiustizia, la depressione, e nella mia interpretazione appunto solo alla fine riesci a raggiungere la fase dell'accettazione, che porta con sé tra l'altro un messaggio. È la fase dell'accettazione, è la fase in cui ci riavviciniamo agli altri. Non ho risposto sull'insonnia. Non credo, a proposito di onestà, no, io credo che l'esperienza della convivenza con una condizione di danno generi una distanza non sanabile tra noi e gli altri, ma è con questa distanza che bisogna convivere, e non tutto il resto si mette a posto. Il problema è che nella dinamica identitaria per cui il malato è la vittima, la donna incinta che partorisce è tanto carina, e tutto cambia, no? La percezione della persona che vive o subisce una situazione. Noi pensiamo che il malato sia buono perché è un danno, il malato no, il malato fondamentalmente è molto arrabbiato. E con quella rabbia ci si sveglia alle 3 del mattino, all'ora del lupo, quando si sveglia e dice non solo perché proprio a me, che sarebbe niente, ma dice perché proprio a me e non a un altro, che è una cosa spietata, e che però il malato la pensa, perché è normale che la pensi, è ingiusto, sì, la malattia pure è ingiusta e quindi le cose ingiuste le pensi, però se le dici poi smetti di pensarle piano piano. E infatti poi ho smesso. E però quando ti svegli di notte, tu sai che il tuo tempo va a un'altra velocità, che oggi è così, domani chissà, e che le persone che hai intorno e che ti amano di un amore grande non lo capiscono. E non lo possono capire per loro fortuna, perché sono sane. E quindi quella irreversibilità del tempo, quella irripetibilità del tempo, superficialmente la sanno, intimamente non la toccano, e quel divario che si crea tra i sani e i malati è una condizione dello spirito, secondo me, ed è come le cose che ti dicono se non sei madre non puoi capire che io mi arrabbio da morire, però in fondo è un po' vero. Però è così, è come se tu a un certo punto hai gli occhi, gli occhiali, cambi occhiali, ti mettono altre lenti e tu dici, accidenti, ma sta cosa l'ho vista verde per tutta la vita e invece è blu. È così, questo succede per mille esperienze che segnano un prima e un dopo nella vita. Quindi non credo che l'accettazione mi abbia riavvicinato, credo che l'accettazione di questa cosa mi abbia reso una persona più indulgente, che era una sfida uguale a riavvicinarmi, e che però significa consegnare a un altro quel pezzetto di cosa che tu hai capito, però non dirgli risolvila, che è quello che noi chiediamo agli altri sempre, risposte. Non chiediamo mai agli altri domande,
E stiamo sempre lì che ci aspettiamo delle domande che non arrivano mai, perché non insegniamo mai ai nostri figli a fare le domande, gli insegniamo solo come devono dare le risposte giuste. Invece gli dobbiamo insegnare a fare le domande. E quindi diciamo che cerco di essere indulgente facendo le domande. Poi che sarà, sarà. Parliamo un po' di lingua, che è un altro punto cardine appunto del romanzo. Descrivi in modo molto realistico, e tanto che è facile visualizzarlo effettivamente. Descrivi le lingue degli altri, le lingue parlate degli altri. Descrivi per esempio le lingue delle mamme chioccia, che dici condite di diminutivi e superlativi assoluti. Oppure descrivi anche il linguaggio medico. Entrambi i tipi di comunicazione provocano in te, o hanno provocato in te, solitudine e distanza. Quindi il tuo potrebbe essere anche descritto come un viaggio per riappropriarsi delle parole, magari quelle perdute, anche quelle omesse, mi riferisco soprattutto a tuo padre, o anche le parole più pregnanti, quelle più aderenti alle cose. Un tentativo, e mi ha fatto molto riflettere appunto le cose che i libri restituiscono a chi li scrive, che quando il libro è uscito io mi aspettavo alcune, che sono arrivate, testimonianze di pazienti. Non mi aspettavo tante testimonianze di medici. Ed è stato molto bello parlare con loro, anche con il mio medico, con cui adesso mi vedo anche più spesso, diciamo, al di fuori delle visite di rito, che ha circa 60 anni, una vita spesa all'interno degli ospedali pubblici, una vita spesa nella ricerca nonostante questo paese, e che un giorno mi ha detto: io ho capito che quella lingua lì era da un lato una gabbia e dall'altro una forma di protezione, perché adesso vi faccio un esempio, no, che faccio nel libro. Se quando io leggo i risultati dei miei esami, cioè all'inizio non ci facevo caso perché arrivavo alla medicina come ci arrivano tutti, non sapendo niente, e quindi leggevo il referto c'era scritto all'altezza della vertebra X, la placca Y è accesa, questa, la luminosità, il bianco di questa placca era lo stato di salute della mia malattia, cioè se ci sono più placche accese la malattia è più grave, se le placche si allargano la malattia si aggrava. Che tu leggi e sai che quella lingua ti sta raccontando una cosa, però quella lingua è intraducibile nella lingua del tuo corpo, perché nella parola placca accesa la mia paura delle 3 del mattino non ci sta. Poi un giorno è successo che mi sono andata a fare un esame a pagamento, perché non potevo aspettare, in una clinica. La neurologa della clinica, che evidentemente aveva fretta, mi ha detto: tutto a posto, le sue lesioni al cervello sono inalterate. Era la prima volta dopo 3 anni che qualcuno chiamava queste placche accese lesioni al cervello. Ora voi capite che dire placca accesa o dire lesione al cervello è un'altra cosa, ecco. Eppure significano la stessa cosa. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché ho cominciato a tempestare di domande i medici che incontravo, no? E dicevo: perché tu questa cosa non la dici? Silenzio. Perché tu non dici al paziente che, anche se è altamente improbabile, domani potrebbe non camminare? Perché non so gestire la paura del paziente, peggio. Perché il fatto che gli ospedali siano diventate aziende ospedaliere fa sì che io ho 14 minuti per parlare con un paziente, perché in un ospedale universitario di Roma un neurologo ha 700 pazienti e non ha il paziente davanti, ha l'ordine economico che deve far rientrare i conti di tutte le terapie che dà. Quindi è più non interessato,
è più preoccupato di far tornare i conti che deve dare al dirigente dell'azienda ospedaliera che non a capire che cosa racconta il corpo del suo paziente. Lo fa in cattiva fede? No, lo fa perché il sistema sanitario è diventato questa cosa qua, nonostante la sua buona fede. Ma quella lingua che usa il medico è una lingua che nella sua testa vuole proteggere me e protegge se stesso. Perché se tu a un paziente gli dici che ha le lesioni al cervello, poi devi fare spazio, poi non gli puoi dire dopo 14 minuti guarda scusa passiamo avanti perché avanti il prossimo. Gli devi dire hai paura? Adesso parliamo della tua paura, però no, perché l'altro tabù di questo paese è che le malattie sono cerchi concentrici, non si ammala solo il corpo. Perché per una persona che ha una malattia cronica significa avere cronicamente paura, significa avere bisogno di un supporto psicologico. Esiste questo dibattito? Purtroppo non dappertutto. Non dappertutto. Curarsi a Roma, dico una banalità, curarsi a Roma non è curarsi a Reggio Calabria. Curarsi in un piccolo centro non è curarsi in una grande città. È giusto? No, non solo non è giusto, è incostituzionale. Però non ce lo raccontiamo, perché sappiamo che abbiamo diritto alla cura, ma non ci ricordiamo dell'altro articolo con cui sono innamorata della Costituzione, che è quello che dice che noi dobbiamo contribuire al benessere comune in maniera progressiva. Chi più ha deve dare di più. Chi più ha deve dare di più. E noi questa cosa ce la dimentichiamo ed è la ragione per cui abbiamo 13 minuti di tempo per parlare con un medico che in 13 minuti non si fa carico della nostra paura, perché non può. Hai praticamente già risposto a questa domanda, però forse qualcosa in più ce la puoi dire. Wittgenstein, appunto, che hai citato e citi anche nel libro, sosteneva che siamo in grado di che non siamo in grado di toccare l'infinito della perfetta comunicazione, ma anche che la solidarietà sociale e la sistemazione degli usi linguistici sono alleati che ci salvano dallo zero assoluto dell'incomunicabilità. Quindi è impossibile avere una comunicazione e una comprensione di conseguenza perfetta, quindi sarà sempre imperfetta. Ma a volte è proprio impossibile la comunicazione. Per esempio, comprendere, non dico fino in fondo, ma la sostanza appunto di chi ha una malattia cronica, è possibile? Quali sono gli strumenti per avvicinarci? Intimamente possibile non credo. È successa una cosa... qualche settimana fa una presentazione mi è venuta incontro, era una cosa che non avevo calcolato quando è uscito il libro, era vedere che è il mio grande terrore figurativo, no? La sedia a rotelle. E non avevo calcolato quando è uscito il libro che avrei visto alle mie presentazioni delle persone sulla sedia a rotelle, che era tipo la cosa che non mi fa dormire la notte. E si è avvicinata questa ragazza meravigliosa, bellissima, sorridente, che era arrivata al livello di accettazione, quindi ci siamo osservate e capite. E quando è finita la presentazione, lei ha aspettato, cioè, alla fine, poi mi si è avvicinata, non mi ha detto niente, ha sorriso e mi ha detto: ma non ti stanca che ti dicono quanto sei forte? Ha detto: ah, sì, parecchio. E questa cosa mi ha fatto sorridere, perché quel livello di comprensione, di ironia anche, no? Di smascheramento che c'è sugli stati di danno, non è difficilmente comprensibile se non lo provi e se non hai scavalcato tutti gli step che ti portano all'accettazione, la rabbia, la nevrosi. Poi, non che l'accettazione sia inalterabile, però insomma, dopo che ci hai lavorato per un po', hai raggiunto un livello di equilibrio che è difficilmente scalfibile ed è il motivo per cui siamo qua e ne parliamo. Traducibile nella lingua dei sani è difficile. Cos'è che aiuta? Io l'ho tradotto facendo con i medici quello che faccio quando lavoro e non capisco quello che mi dicono le persone che intervisto. E quindi sto di fronte a un medico e dico: io non ho capito.
Me lo spieghi come lo spiegheresti a mio figlio? Me lo spieghi come lo spiegheresti a un bambino di 6 anni? Perché io non ho capito. Ecco, a parte che credo che noi tutto questo lo dovremmo fare anche nelle nostre relazioni umane, amorose, familiari, eccetera. Però se cominciamo, insomma, il paziente quando va dal medico ha un po' questa forma di sudditanza psicologica, venerazione, pensiamo di essere di fronte a un guaritore. Invece no, siamo di fronte a un essere umano e se non capiamo, se quelle parole lì non raccontano il nostro corpo, noi gli dobbiamo dire io non ho capito. Me lo dice in un modo che lo capisco, che lo capisce non io, il mio corpo. Ecco, non so se c'è un modo di sanare quel divario, so che le parole hanno un'ostinazione e quell'ostinazione la dobbiamo ascoltare. L'ultima domanda e poi lasciamo che anche il pubblico possa interrogarti. Questa è proprio una curiosità. Se durante la stesura c'è stato un lettore ideale, e chi è questo lettore ideale? E poi un'altra domanda che si lega alla prima. Qual è lo scopo primo del libro? Quando l'hai fatto uscire? Per sensibilizzare oppure per riformare appunto il lessico della cronicità o per una rivendicazione politica oppure anche come strumento terapeutico per te? Era nato come una rivendicazione politica, è diventato un'altra cosa scrivendolo, completamente un'altra cosa, è diventato un romanzo scrivendolo. Cosa ha fatto non l'ho capito, scrivendolo l'ho capito il giorno che ho consegnato le bozze, io non le volevo consegnare perché in fondo quando parli di te potresti non smettere mai, quindi io non riuscivo a consegnare sto libro e a un certo punto l'ho lasciato andare. Ha risolto delle cose, io sono profondamente convinta che averle nominate le abbia sistemate da qualche parte e consegnate ad altri, ho passato un testimone familiare, amoroso, filiare, personale, stanno lì, sono dette e quindi torniamo al punto di partenza, non sono più mie. C'è stato un lettore ideale che c'è stato un lettore ideale. Apriamo allora le domande dal pubblico, c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Senta Michela, non so se ho capito bene, forse prima hai detto, mi sento, sono stata io a crearmi la malattia, non so, ma non te devi sentire in colpa, hai fatto tante belle cose, sei stata in paesi di guerra, liberi, detto, forse in Afghanistan, non so, invece, poi un'altra fase, un'altra cosa. Oggi tutte queste aziende che abbiamo fatto, aziende ospedaliere, aziende, le ferrovie, tutto privatizzato, sono servizi pubblici questi. Sono soldi che spesi bene se ascoltiamo l'ammalato, se colleghiamo tutte le parti dell'Italia con i treni veloci, che non inquina. Questi sono soldi che i nostri politici devono capirli. Non dobbiamo sprecare i soldi. In Afghanistan dovevamo andare, per esempio, per pacificare le varie etnie, non l'abbiamo fatto, 15 miliardi. Iraq è uguale, distruzione Libia, altri soldi. Questi sarebbero stati ben spesi per la sanità. Grazie. Ha ragione, infatti, dopodomani io vado a Kabul a vedere che succede.
però le due cose secondo me non vanno messe nello stesso discorso, sa? Cioè io credo che la sanità va trattata bene anche se abbiamo le missioni in giro per il mondo, perché il problema non è che sono i vasi comunicanti che dobbiamo togliere da una parte e mettere da un'altra, dobbiamo usare bene quelli che abbiamo, ovunque li usiamo, quelli della sanità li dobbiamo usare bene nella sanità, quelli della scuola nella scuola, quelli delle missioni, qualunque cosa si pensi vanno usati o bene o non usati. Il problema è un problema di lingua, cioè che se un ospedale è un ospedale, un ospedale è un'azienda ospedaliera, perché se ci mettiamo la parola azienda, quella cosa un pochino smette di essere un ospedale e il paziente smette un po' di essere un paziente e diventa un cliente. E questo indipendentemente da quello che facciamo in Afghanistan o da quello che facciamo altrove. Il problema è che se noi diamo 10.000 lire a un posto lo chiamiamo ospedale o diamo 10.000 lire allo stesso posto ma lo chiamiamo azienda, stiamo raccontando due storie diverse e stiamo facendo due storie diverse dei pazienti. Solo che tutto questo sembra che ci navighi sulla testa fino a che non diventiamo pazienti noi. Però non mi sento in colpa. Grazie. Qualcun altro a posto così? Allora, Francesca penso che è disponibile per la firma degli autografi, quindi apriamo questa nuova fase. Io vi ringrazio tutti, ringrazio grazie. Te Francesca. Grazie mille. Buona serata e basta così.